Polemica in strada sul progetto di riqualificazione del lungomare sud a Pescara, progetto già approvato il 6 maggio scorso. A quanto pare però nel corso dei lavori della Commissione Controllo e Garanzia, il progetto che prevede l'istituzione del senso unico su gran parte di Viale Primovere in direzione nord sembra essere stato messo in forse dai tecnici incaricati perché si va verso una revisione. Al nostro microfono però l'assessore Luigi Albore Mascia. La bella notizia, e la ringrazio per l'opportunità, è che dopo qualche decina d'anni, finalmente nel tratto di lungomare, che non è stato mai oggetto di riqualificazione radicale, che intercorre tra Piazza Le Laudi e il confine con Francavilla, questa amministrazione, l'amministrazione Masci, è riuscita ad intercettare fondi statali che ci consentono finalmente di effettuare una bella riqualificazione, di rendere anche quella parte di lungomare integrata rispetto agli ottimi interventi che si sono succeduti negli anni. E questo è merito dell'amministrazione. A questo senso unico si farà o no? Ma guardi, le misure di viabilità sono misure che vengono adottate poi in base alle infrastrutture che vengono realizzate. Ma a me sembra davvero una tempesta in un bicchier d'acqua. Io credo che si farà una riflessione sulla viabilità in tutto il suo sistema e in base anche alla fluidità del traffico in quella zona. Quindi nulla può essere deciso così in maniera definitiva, ma in sede poi di esecutivo e anche di miglioramento del progetto definitivo possono essere assunte le decisioni più opportune. Il consigliere comunale del PD, Piero Giampietro, va all'attacco. La pubblica amministrazione parla per atti, non parla per interviste. L'unico atto pubblico previsto, che oggi è stato previsto su questo aspetto, è l'approvazione di una delibera il 6 di maggio di quest'anno che prevede proprio da parte della Giunta il senso unico sul lungomare sud. Questo è l'unico atto oggi ufficiale dell'amministrazione. Fra l'altro non può neanche valere la scusa che è un'idea dei tecnici esterni, perché ovviamente la planimetria legata alla delibera, in realtà addirittura quella proprio in cui si parla del senso unico, è stata sottoscritta dai due più importanti consulenti della Giunta di massima fiducia, ovvero il professor Michele Lepore e il dirigente del settore lavori pubblici, l'architetto Trisi. Quindi in realtà si tratta di un'elaborazione frutto di una volontà dell'amministrazione, tanto che è stata appunto approvata dalla Giunta. Né, mi sento di dire, può essere presa come scusa l'idea che c'è l'urgenza di rifare le aiuole sul lungomare nord, perché qui se c'è un'urgenza è lo sfalcio delle erbe che in tutta la città sta soffocando le periferie soprattutto.